Un presidio che sta avvenendo in tutte le città, principali città italiane, a difesa dei servizi pubblici, delle funzioni pubbliche, tutte, quindi dalla sanità alla scuola, al mondo della ricerca, all'università, ma anche dei servizi come INPS, Agenzia delle Entrate. Oggi stiamo assistendo in questi ultimi 20 anni a uno smantellamento vero e proprio in termini di assunzioni, di finanziamenti del settore pubblico. E questo ha un preciso obiettivo politico, ossia quello di rendere accessibili questi servizi solo a chi può permettersi, solo chi ha i soldi per accedervi. Ecco perché c'è bisogno di una forte risposta sociale. E quindi appunto siamo qua per lanciare questo grido d'allarme, perché se non si interviene subito con i soldi che la stessa Unione Europea sta mettendo a disposizione per il Recovery Fund, crediamo che sarà diciamo un punto di non ritorno. Siamo qui oggi indossando queste tute bianche che sono il simbolo del lavoro precario. Con questa iniziativa diciamo che c'è bisogno di investire nel lavoro pubblico. E in particolare per quanto riguarda i temi della nostra città, il tema sanitario, vi è un tema che noi teniamo particolarmente, che è quello della stabilizzazione degli OS e soprattutto che questo concorso che viene indetto non serve a salvaguardare le 158 OS che in questi anni, grazie a scellerate politiche di esternalizzazione, hanno comunque servito in maniera impeccabile tutti i cittadini della Spezia, con uno sforzo encomiabile. Diciamo che questo concorso non può essere così, perché altrimenti si rischia un massacro sociale, penalizzando decine di questi lavoratori verso cui la città tutta della Spezia ha un debito, per cui vanno introdotti dei correttivi che devono prevedere la stabilizzazione di tutti i 158 lavoratori.